Umberto Guidi, capo staff della campagna elettorale di Ezechia Paolo Reale, oggi analizza il dato elettorale, l'analisi della sconfitta, insomma. Sì, intanto una sconfitta, c'è chi ha vinto e chi ha perso, è inutile perdersi in vari rivoli, sono andati a votare in pochi, sono andati a votare in tanti, chi hanno votato. Io dico che la sconfitta è sconfitta, Paolo Reale ha perso, Siracusa non ha, come dire, creduto, perlomeno non ha avuto il coraggio di credere in un cambiamento che poteva, secondo me, essere epocale, non lo ha fatto, Garozzo ha vinto e quindi avrà l'onere e l'onore di guidare questa città. Ma ripeto, io non credo che possa essere una vittoria limitata o dimezzata. Chi non è andato a votare non ci è andato volutamente, quindi ha delegato gli altri a farlo e quello è. Però il dato non può essere sottovalutato o taciuto, insomma, il 35% a poco di più è davvero un minimo storico nazionale che non fa onore a Siracusa. Beh, sono tante le cose secondo me che non fanno onore a Siracusa. Dobbiamo dire che. Così per onor di cronaca, se vogliamo che ne so, analizzare anche chi si è mosso per questa campagna elettorale, il Presidente della Regione, il Segretario Nazionale del PD, Renzi, che è il rottamatore nazionale, la CGIL, come dire, un assessore regionale qua a Siracusa, la Bindi mi pare che sia venuta pure, cioè se lo scarto di 2000 voti è stato, come dire, favorito da questi personaggi, valgono 300 voti l'uno. Quindi anche un'analisi della valenza di chi ci rappresenta a Roma, a Palermo e al governo Sì, regionale. che non solo non sono riusciti ad avere un grande, diciamo, un grande risultato, ma come dicevo prima hanno vinto. Soprattutto non sono riusciti a convincere la gente ad andare a votare. Non ci sono riusciti nessuno dei due, non ci siamo riusciti noi e non ci è riuscito neanche il PD. Io credo che grande parte del popolo del PD non sia andato a votare. Ho visto io con i miei occhi uno sforzo anche importante da parte dei componenti del PDL che sono andati e hanno portato la gente a votare come se fossero stati loro come dire, i candidati, ma questo a me non mi scandalizza, in quanto mi pare che sia stato, diciamo, oltremodo chiaro le dichiarazioni che hanno fatto. Sono sicuro che la gente ha pensato che magari Ezechia Paolo Reale fosse una parte del PDL, non lo era perché c'era Vinciullo, ma Vinciullo era un fuoriuscito dal PDL, peraltro cacciato. Credo che comunque la città si sia, come dire, espressa, si sia espressa anche nei numeri normali, anche in percentuale di partecipazione al voto, quando ha cacciato via invece il PDL dalla città. Poi se il PDL esce dalla porta e rientra dalla finestra, no, questi sono cavoli di chi ha vinto e che se la devono vedere loro. Ecco, una coalizione assolutamente eterogenea, dalla sinistra del megafono al PD al PDL. Sarà difficile mettere tutti insieme. Beh, loro, allora, io credo che ci siano state due cose differenti. Garozzo ha fatto degli accordi che non ha chiamato apparentamente, almeno con Pronto Cambiamento e con Siracusa Voltapagina, senza apparentarli, nel senso senza mettere il simbolo, e quindi ha, come dire, fatto una cosa e ne ha detto un'altra. Va bene, perché non credo che gli abbia dato un assessorato a Sandepane perché gli veniva in più. L'altra cosa invece l'ha fatta Paolo Ezechia Reale, che pur non avendone nessun guadagno, diciamo dal punto di vista elettorale o dal punto di vista del supporto ideologico, gli accordi che ha fatto con Briante e con gli altri, che ha fatto che in questo momento non mi ricordo, li ha messi là e li ha fatti vedere a tutti. Forse come dire, questa esagerata sincerità non l'ha pagato. Adesso resta comunque un patrimonio di presenza, di studio di programmi, di fattibilità per la pubblica amministrazione che non va disperso. Guarda, io credo che chi vince vince e chi perde perde, come dicevo prima. Io credo che una parte di chi ha perso, parlo dei consiglieri eletti, dovranno fare l'opposizione, non so se ci. Sono 9 consiglieri. Sono 10, non so se ci riusciranno. Cioè sono 10 solo se contiamo però quelli della parte di Paolo Reale, ma ci sono quelli dieci, quelli del PDL del Centro Democratico. Che dovrebbero essere fuori dalla maggioranza, almeno da una maggioranza diciamo esplicita, a meno che non si mettono tutti dentro, e quindi saranno 34 contro nessuno praticamente. Anche perché l'inesperienza di qualcuno lo potrebbe non aiutare, la troppa esperienza di qualcun altro invece potrebbe, come dire, farli traghettare in un aiuto al vincitore che potrebbe essere, insomma, molto squallido. Futuro di Siracusa in quest'ottica? Non credo che ci sia un futuro di Siracusa perché Siracusa non ha deciso di,
come diceva Pucci La Torre, di voltare pagina. Non l'ha decisa, ha avuto paura del nuovo, ha avuto paura di chi pensava contaminato da quegli stessi che invece erano con loro, che erano i contaminatori. Loro hanno pensato che Zichia fosse contaminato, che ne so, dalla giunta Bufadeci, e invece Bufadeci era con loro. E poi io non penso che Bufadeci condamini nessuno. Bufadeci è un signore, insomma, una brava persona, può anche avere le sue idee politiche che possono non essere, come dire, condivise, ma in ogni caso Bufadeci era con loro. E il contaminato di Bufadeci invece non andava seguito. Io credo che non cambierà molto, nel senso che troppa carne al fuoco, tutti erano da quella parte. E siccome tutti quelli di quella parte hanno fatto questa Siracusa, ora loro dovrebbero andare contro loro stessi per cambiarla. Mi sembra difficile, anche se io penso che Garozzo lo voglia fare, credo che gli venga. Dovrà fare i conti con i fatti concreti, con un bilancio al lumicino, con le pressioni che arriveranno dall'esterno. Sì, io per quello che posso capire del bilancio c'è quasi nulla. Sentivo quando Paolo Reale faceva le sue riunioni, c'erano dei grosse possibilità di eliminare sprechi e prendere cose utili per la città. Questi sprechi però hanno dei nomi che ora non faccio, però hanno dei nomi: palazzi affittati, affitti al comune che potevano essere elevati e che non saranno elevati. Consulenze da eliminare. Consulenze, la spazzatura stessa, gli appalti dell'IGM, che sicuramente non potranno essere cambiati, diciamo così, almeno non di colpo e non con una rivoluzione, visto che erano tutti da quella parte, a meno che non abbiano deciso di fare carachiri alcuni per fare l'onore di altri, ma io non credo.